Allora, giovani amici di Facebook e stavolta anche giovani amici di YouTube, abbiamo per le mani una roba grossa questa volta. Si sono già visti altri unboxing del Vive, di HTC e di Valve, però questa volta siamo in Italia, in italiano. È appena arrivato, è arrivato oggi. Abbiamo approfittato noi di Lega Nerd, siamo parenti e vicini di Vevictis, che è uno studio di sviluppo di videogames. E quindi sono andato di là appena sono arrivati a rubare una delle due scatolone che ci sono arrivate. Sono la scatola gigante che vedete, è praticamente un set completo per questo Vive. Cos'è il Vive? È praticamente il nuovo set creato da Valve in collaborazione con HTC per la realtà virtuale, no? Quindi conoscete senz'altro l'Oculus Rift, che è però solamente un visore e quindi si può utilizzare praticamente seduti davanti, insomma, molto vicini al computer. Invece il Vive ha tre diversi utilizzi. Uno è uguale all'Oculus Rift, quindi seduto vicino al computer, collegato al computer, usi solamente il visore e vedremo, ha un visore molto simile. Il secondo invece è tu in piedi, con la libertà di girarti a 360 gradi, con dei controller in mano, e quindi il Vive, diciamo, riesce a capire come muovi le braccia, eccetera. Il terzo, assurdo, è tu in una stanza libero di muoverti dove vuoi, e per fare questo il Vive ha bisogno di due sensori laser che si chiamano Lighthouse, che adesso vediamo perché sono compresi in questo box, però non sto troppo a farvi il pippone, tanto forse quasi sicuramente saprete già queste cose. Vi mostro il contenuto, poi tolgo via lo scatolone grande e vi mostro una scatola alla volta. Allora, qui c'è il visore principale, diciamo il Vive. Poi di qua vediamo un po' di foglietti, un po' di roba per la questione laser, perché appunto essendoci due lighthouse, che sono questi sensori che riescono a capire come sei dentro alla stanza, c'è il solito caution, no? Soliti allarmi che vanno messi per legge, immagino. Poi abbiamo due scatole qui, uno sono due controller per il Vive, uno per la destra e uno per la sinistra, ve li faccio vedere dopo, sono assurdi, incredibili. E invece nell'altra scatola, forse il contrario, adesso lo scoprirò a breve, ci sono due lightbox, che sono lighthouse, anzi si chiamano, che sono appunto i sensori laser di cui vi parlavo prima, che vanno attaccati ai muri o comunque diciamo a 45 gradi per inquadrare la stanza. Allora, richiudo un attimo, poggio a terra questo scatolone gigantesco e tiro fuori una alla volta le scatole principali. Cominciamo chiaramente con la cosa più succosa, vedete marchio HTC, cominciamo con il visore Vive. Questo è, salvo super sorprese, la stessa versione presentata lo scorso marzo alla GDC di San Francisco. È la seconda versione, diciamo, il secondo prototipo più grosso prodotto da Valve insieme ad HTC. È un po' più piccolo, ha feature un po' diverse. Qui vediamo subito, questo qui è un box che serve a collegare. Vedete qui, da questa parte qui c'è la parte dedicata al PC, quindi HDMI, USB 3 e alimentazione, e dalla parte opposta invece vedete VR. Qui esce l'HDMI e l'USB e un'altra alimentazione, più direi un tasto di accensione, esatto, che vanno poi verso al visore che sto per farvi vedere. Questo è semplicemente un biadesivo per attaccarlo da qualche parte, forse uno strap, no, è di quelli attacca e stacca. Lo lascio adesso qui. Qui sotto immagino che ci sarà, esatto, tutta la cavetteria varia, quindi alimentatore, cavo USB, poi cavo lunghissimo. Come vi spiegavo prima, il Vive è predisposto anche per stare in mezzo a una stanza, quindi il cavo, diciamo, che collega il computer con il visore che avete addosso deve essere molto lungo. Questo è veramente molto lungo, se non ricordo male sono 5 metri. Questo è un altro cavo HDMI. Prendo qui, vi mostro solamente, diciamo, i due
due lati di questo ombelico che vi collega e vi tiene collegati al computer, ed è un'alimentazione, un cavo USB e un cavo HDMI, semplicemente. Poi chiaramente, come vi mostravo prima, c'è in mezzo, diciamo, tra il computer e questo ombelico, continuo a chiamarlo così, c'è questa scatolina che lasciate sulla scrivania, eccetera. Ripongo qua, perché i ragazzi là vogliono poi tutto quanto indietro, giustamente. E tra l'altro faccio una piccola marchetta, se vi interessa, lo sviluppo del videogioco che stiamo creando. Racecraft si chiama, è un gioco di guida. Se vi piglia bene, un gioco di guida racing con supporto VR, veramente al top, e circuiti, procedurali. PlayRacecraft.com, marchetta finita e concludo. Qui, oltre ai cavi, direi che non c'è nient'altro. E qui c'è invece il pezzo grosso. Pezzo grosso che è il nuovo, visore Vive, appunto. Sposto questa. Allora, vediamo intanto che, rispetto al primissimo prototipo che forse avevate già visto, compare il logo HTC, scompaiono le camere, rappresentano una camera, qui, poi dopo le hanno girate, hanno fatto un po' di cambiamenti, adesso semplicemente le hanno chiuse, probabilmente sotto manco ci sono le camere. Vedete qui, se questi invece sono tutti i sensori che, comunicano, diciamo così, con i laser delle lighthouse e servono a far capire al sistema Vive come siete orientati nello spazio quando magari siete in piedi in una stanza. Il visore è molto leggero, me lo aspettavo molto più pesante. È in plastica, completamente in plastica. Vediamo, qui c'è un tasto. Probabilmente no, dall'altra parte non c'è nulla. Questo qui, è un altro controllerino, direi. Sotto, vediamo, abbiamo una porta USB, l'alimentazione, una seconda porta USB e l'HDMI, quindi diciamo l'ombelico si collega qua, alimentazione, USB 3 e HDMI, e più c'è una seconda porta USB per altri usi, immagino. Ci sono sensori fin sotto, vedete? Sono questi qui che sono più lucidi, diciamo. È veramente una roba super avveniristica. Rimane sopra, i connettori sono nella parte superiore perché poi ti passano sopra la testa. Vedete come ha il classico elastico che segue attorno alle orecchie e sopra alla testa. Dentro abbiamo, le nuove lenti con la loro protezione, immagino. Adesso non sto a toglierla, convesse. Qui ci finisce il vostro naso. La schiuma bella bella morbidosa. Sono molto sorpreso dal peso, è veramente super leggero. È più leggero di K2, un bel po', mi sembra. Adesso non sto a pesarlo, ma mi sembra molto più leggero. E poi ha questo look veramente da visore di Batman. È veramente bellissimo. Bellissimo. Seconda scatola. Seconda scatola, qui dovrebbero esserci i controller, che se non li avete mai visti ci rimarrete di merda. Eccoli qua, assurdi, oggetti che vengono sembra dal futuro. Sono, rispetto al primo prototipo wireless, prima ce n'era una versione wired, quindi con i fili. Sono molto leggeri anche questi. Guardate che roba è questa. Metto un attimo la scatola e vi faccio vedere uno alla volta. Praticamente, il funzionamento è lo stesso, quindi, della maschera che vi ho mostrato prima. Se notate, ci sono gli stessi sensori incastonati dentro a questi controller che comunicano poi con le lighthouse, che vi faccio vedere tra un attimo. C'è qui una superficie sia touch, che è cliccabile nelle quattro direzioni, quindi potete sia, diciamo, usare il touch in questa maniera che premere. Ci sono due tasti superiori, uno rosso e uno più piccolo nero. C'è un grilletto che non clicca, in realtà è analogico. E poi ci sono due shoulder laterali, squeezable, diciamo, quindi a destra e a sinistra, li vedete qua e qua. Poi c'è, direi, questo è un tasto di accensione, semplicemente, e dovrebbero andare con due batterie, vediamo subito.
No, con una batteria ricaricabile da inserire qui dentro, che immagino sia compresa in una qualche maniera. Dico batteria ricaricabile, no, invece CR123A, quindi è da comprare, o forse è inclusa, lo scopro tra poco. E la qualità della plastica è abbastanza infima, devo dire, in questi controller. Si vede benissimo che sono prototipi ancora, non assolutamente cose, diciamo, in produzione definitiva. È tutto un po' abbozzato, sembra quasi stampato in 3D. Adesso forse in video non si vede, ma da vicino sono sì, abbastanza approssimativi, ma è normale, vengono cambiati praticamente di continuo. Questo, ripeto, è l'ultima versione di marzo data agli sviluppatori, ma chiaramente poi Valve e HTC internamente modificano di continuo queste robe. Vediamo che altro c'è. Ripongo questi qua dentro. Dovrebbe esserci forse c'è un hub USB, Monoprice Aqua Mini USB Hub. Questo probabilmente se lo sono comprato a un qualunque store e l'hanno infilato lì dentro. E in quest'altro buco, che altro c'è? Ci sono le batterie? No, ecco, ci sono semplicemente i dongle USB per il computer che comunicano. Belli questi, tra l'altro, stampati con il logo Valve, lo vedete? Che comunicano con i controller, quindi sono due, ovviamente, ce n'è anche un altro. E servono appunto a comunicare wireless con i controller. Ripeto, le primissime versioni erano a filo, adesso finalmente sono wireless. Poi vediamo sotto se c'è qualcos'altro. Sì, ecco, ci sono le batterie di cui parlavo prima, non avevo dubbi, ce ne sono svariate, non so quante ce ne vanno ogni controller, direi più di una, perché ce ne sono in tutto 8, quindi forse 4 ogni controller. E poi questo cos'è? Questo è un alimentatore americano, tra l'altro ce ne faremo ben poco, forse adattandolo. E questo è, esatto, questi invece sono i caricatori per queste batterie che quindi sono ricaricabili. CR123A, RCR, sono batterie al litio, tra l'altro, quindi ottimo. Come vedete ci sono due caricatori, ognuno carica due batterie. E poi in quest'ultimo buco c'è, cos'è? Non si capisce, è un chip di qualche tipo, micro USB, probabilmente serve a collegare i controller che vi ho mostrato prima con la micro USB. Stranissimo che sia fornito in questa maniera veramente super prototipale. Questi quattro connettori si collegheranno da qualche parte, immagino, al controller, probabilmente dentro, non ho idea dove. Non sto adesso a cercare. Comunque immagino che serva per utilizzare poi questa porta micro USB e magari programmare i controller direttamente o fare altre robe di cui non sono a conoscenza. State vedendo veramente l'unboxing di una roba che in Italia probabilmente è forse il primo, se non sicuramente, non so quali altri studi italiani abbiano ricevuto ancora il Vive, da quanto so praticamente nessuno, però. Quindi insomma, scusate se non sono super mega preparato, ma è veramente la prima volta che lo vedo davvero questa versione qui. Ultima scatola, immagino, esatto, l'ho aperto prima al volo, ci sono i due lighthouse. Cosa sono i lighthouse? Adesso lo vedete, altro oggetto assurdo da vedere, incredibile. Ve ne apro uno. Ecco perché c'era poi l'avviso per i laser e compagnia bella. Questi sono fondamentalmente Class 1 Laser Product, vedete? Questo spara dei laser nella stanza e comunicando con i sensori che sono sulla maschera e su.
i controller riesce a capire come siete posizionati nello spazio 3D, fondamentalmente come è orientata la vostra testa, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono il nuovo modello, sono più piccoli rispetto al primo, molto più piccoli. Il primo era più o meno, non il doppio, ma una volta e mezzo più o meno. Altra novità è questa griglia da treppiede classica, per cui sono facilmente posizionabili su dei treppiedi, perché questi vanno messi, fondamentalmente sono due. Se il tavolo bianco, per intenderci, è la stanza in cui siete, vanno messi uno in un angolo così e l'altro in un angolo così, in modo tale da riuscire a diciamo inquadrare tutta la stanza, o perlomeno quasi tutta la stanza. Voi siete al centro, chiaramente. Sono oggetti stranissimi, veramente bellissimi. Come dicevo, class 3B, caution, invisible laser radiation, when open, avoid exposure to beam, e bla 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 bla. Quindi occhio, eccetera. Lo rimetto nel suo sacchetto. Ce la posso fare. Che altro c'è nella scatolona? C'è un speaker wall and ceiling mount. Allora, questi servono chiaramente, come si vede già, non sto a tirarli fuori, sono montati su due sfere, quindi diciamo, in questa maniera è più facile montare le lighthouse al muro o al soffitto addirittura, in modo tale da orientarle, come vi dicevo. Non sto a tirarle fuori dalla scatola questi. Queste due sono due supporti da tavolo, fondamentalmente, per le lighthouse. Se volete appoggiarle semplicemente a un tavolo, magari le mettete una così e una così. Semplicissimi questi, hanno anche un biadesivo. Questa è la seconda lighthouse, e qui immagino ci sarà l'alimentatore o qualcosa di simile. Esatto, l'alimentatore e cos'altro? Ah, addirittura gli adattatori per le diverse regioni del mondo, quindi in questo caso ci salviamo, riusciamo a utilizzarlo anche noi italiani. Ottimo. Non ce la farò mai a rimetterlo bene, ecco sì, invece sì. Tac. Lo richiudo per bene e lo riporto di là. Vi rifaccio vedere il Vive, quindi qua diciamo in pseudo anteprima, ci sono video dallo scorso giugno in realtà su internet, però in italiano non ho visto ancora nulla. Per Lego Nerd, grazie a Vivictis che ci ha diciamo prestato l'aggeggio appena arrivato dagli Stati Uniti. Piccola marchettina ancora a Vivictis: se volete un bel gioco di racing, playracecraft.com. Andate a vedere, altrimenti, anzi, anche se vi è piaciuto il video, fate un bel like, fate share e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!